Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Allora, siamo al 31 dicembre, come avete potuto vedere, siamo dentro un campeggio, ci troviamo in Croazia e precisamente a Medulino. Ho scelto di venire in campeggio quest'anno per la fine dell'anno perché volevo un attimo stare fermo, riposarmi e anche perché il tempo non è il massimo. E per evitare di mettere le batterie in sofferenza abbiamo deciso di prenderci 3 giorni in campeggio e così siamo belli tranquilli. Il campeggio è meraviglioso, il costo dovrebbe essere sui 30 euro al giorno con la corrente. L'unica nota dolente, ieri sera i bagni, le docce non erano calde. Era una settimana che siamo già in giro a sosta libera per la Croazia, posti meravigliosi e farsi la doccia nel van non è sempre comodissimo. Però ieri ve l'ho detto, faccio una doccia meravigliosa, niente da fare. È così. Bene, ho intenzione di tirare fuori il SUP dopo un anno esatto. Appena mi metto di qua perché c'è la luce migliore. E ho deciso di tirare fuori il SUP, anzi lo tirerò fuori adesso dal van, perché è un anno che non lo uso. L'ultima volta l'ho usato a Malaga, in Spagna, un anno fa esatto. Era il 29 o il 28 dicembre. Oggi siamo il 31 dicembre. E laggiù c'è un isolotto, più o meno in quella zona là, e vediamo se riesco a arrivare fino a là. Adesso vado a farmi un buon caffè al bar, hanno il caffè di Trieste, fantastico, e via, dai, facciamoci questo giretto. C'è un po' di onda, speriamo solo di non prendere lì dei scogli, roba di farmi male, perché qua sono un po' di pietre e soprattutto i ricci di mare. Vediamo. Ed ecco nel momento che sinceramente non amo particolarmente del SUP, la sua preparazione. Mi vanno via circa 10 minuti per il gonfiaggio. Il lato positivo è il fatto che inizio già a scaldarmi e a sciogliere i muscoli. Diciamo una sorta di stretching. Bene, bene, andiamo in acqua, non l'ho neanche provata. Vediamo come è. Oh, c'è un po' di onda e scogli. Speriamo bene. Ah. Proviamo l'acqua. Ah, pensare che l'altro giorno c'era gente che faceva il bagno. La muta fa il suo lavoro. Fare attenzione a queste onde. Stare attento anche ai ricci. È freschetta, eh? Mettiamo la pinna. Ops. Hop. Sicurezza. E vabbè. Proviamo ad andare avanti. Hopla. Ah. Il bello della Croazia è che l'acqua è già alta dopo pochi metri. Wow, che fondale meraviglioso. Bene, vediamo se riusciamo ad andare laggiù. Amici, come ho già detto, praticare il SUP è fantastico. Spero di non cadere dentro. Sei a contatto con la natura, l'unico suono che senti è quello del mare e il tuo respiro.
In ogni caso, come per tutte le attività, anche il SUP ha i suoi benefici. In primis si acquisisce un buon equilibrio, in quanto sei sempre in costante movimento per contrastare il movimento delle onde. Grazie a questo anche la schiena ne guadagna, in quanto devi stare bello dritto. Di questo me ne sono accorto, in quanto a volte sto tanto seduto e tendo a stare piegato. Un altro beneficio che mi accorgo è il fatto che tantissimi muscoli del mio corpo sono in movimento. Infatti, ricordo le prime volte qualche dolorino la sera mi usciva. Poi la cosa che per me è più importante di tutto è il fatto che riesco in questi momenti a staccare il cervello dalla routine di tutti i giorni. Diciamo che può essere considerata, a parer mio, una sorta di meditazione. Wow! Guardate anche voi! Equilibrio. Sono queste onde un po' lunghe che ti trannano inganno. Saranno 3 metri profondo qua. Fantastico. Che pace, che meraviglia! Eccoci arrivati. Formulare liscio. Eccoci arrivati. Fantastico. Adesso mi riposo un po' e via. Pontile rotto o l'hanno staccato? Ecco il ciringuito. È tutto recintato, quindi credo che là non si possa andare. Lì c'è il medolino e lì c'è il campeggio. Fantastico. Facciamo un'esplorazione del Ciringuito. Thank you.
Che posto meraviglioso! Wow! Il bello del SUP è proprio questo, che vai a scoprire posti nuovi. Bene, fa caldo, mi sono liberato un poco, così adesso mi rivesto e non sono sudato, mi sono rinfrescato un poco. Guardate, peccato solo che non c'è sole per valorizzare il colore dell'acqua, che è meraviglioso lo stesso. Ah. Fare attenzione, perché se rompo la pinna sono nel gatto, come si dice. Attenzione, dovrebbe già essere alta. Avanti, andiamo. Hopla. Direzione là. Ciao isola. Avanti. Ripeto, peccato solo che non c'è sole per il colore fantastico dell'acqua. Ah, uno dei momenti che preferisco quando sono col SUP è stare seduto qua, fa caldo, e contemplare tutto quello che c'è attorno. Di là si sentono le onde che vanno contro l'isola, c'è un po' di marea leggera che ti dindola. Ah. Bello godere di questi momenti da solo, veramente apprezzi la natura, il fatto di fermarti, rallentare nella vita frenetica di tutti i giorni. Io mi auguro che anche voi ogni tanto potete fare questo, godere di questo, non col SUP, qualsiasi attività sportiva che fate, ma dove che restate da solo, soli con voi stessi, e godere di quello che avete attorno. Ripeto, peccato solo per le nuvole, ma va bene uguale. Siamo sempre al 31 dicembre, eh? Saranno le 11. Vedete? Il dondolio del mare. Sentite che pace. Spero di riuscire a trasmettere con questo contenuto di questo momento la pace che ho intorno. Sono solo in mezzo all'acqua, non c'è neanche una barca, niente, io. Godiamoci ancora un po' di secondi di pace.
Bagnetto l'abbiamo fatto! Ci sono un po' di onde, adesso devo stare attento. Più che altro per le pietre. Uè, vai! Si serpa! Peccato solo per le pietre, perché sennò si sarebbe una bella surfata. Che figata, amici, il surfare. Lo so, il mio SUP non è fatto per fare questo, ma quando mi capita ci provo lo stesso e devo dirvi che è tanta, tanta roba. Ricordo ancora in Spagna, specialmente a Tarifa, che ci provavo, riuscendo pure a cavalcare qualche onda, e la sensazione che ho avuto sul momento è di panico, per la velocità che prendeva la tavola, ma poi un'esplosione di adrenalina pura. Peccato solo che la cosa dura qualche secondo, ma sono secondi veramente imprecisi. Accidenti, amici, ammetto che per qualche secondo ho avuto delle difficoltà ad uscire. Il problema è il fatto che le onde spingevano bene, ma soprattutto per il fondo di sassi e pietre. Non riuscivo a tenere bene l'equilibrio, ma la cosa che mi preoccupava di più era il fatto di rompere la pinna del sacco. Senza di quella non vai da nessuna parte e ti giri solo su te stesso. Già successo in Spagna, dopo essere riuscito a cavalcare un'onda che mi ha spinto fino alla riva della spiaggia, e facendo così la pinna si ruppe. In fondo non costa tanto comprarlo, dovrebbe essere sui 10 euro. Il problema è che in questo periodo non lo trovi nel negozio, ma lo devi solo ordinare online. Tutto bagnato e adesso vado a farmi una doccia, però l'ultima mezza surfata è stata una figata. Ci vediamo al prossimo video.